Il Pantheon, uno degli edifici più emblematici dell'antica Roma, fu completato attorno al 123 d.C. Si erge sulle fondamenta circolari dell'originale Tempio di Agrippa, distrutto in un incendio nell'VIII secolo d.C. La struttura attuale, probabilmente progettata sotto l'imperatore Domiziano e costruita durante il regno di Adriano a partire dal 114 d.C., presenta un imponente ingresso, pronao, che introduce a un vasto interno dominato da una cupola. Questa cupola, una meraviglia dell'ingegneria antica, è illuminata naturalmente attraverso l'oculo al suo apice e costruita con diversi tipi di calcestruzzo, progressivamente più leggeri verso la sommità, per ridurre la pressione sulla struttura sottostante. La cupola poggia su un massiccio anello cilindrico supportato da robuste fondamenta. L'interno del Pantheon è un esempio di armonia e diversità. Il pavimento combina cerchi di granito egiziano rosso e grigio, inseriti in quadrati di marmo ornamentale giallo antico, circondati da granito rosso su uno sfondo di marmo frigio, bianco e viola. Le pareti laterali sono intervallate da sette esedre, alcune rettangolari e altre curve, tutte arricchite da panche e colonne. Un dettaglio notevole del Pantheon sono i cassettoni, pannelli incassati nel soffitto distribuiti su cinque file orizzontali. Oltre al loro valore decorativo, questi elementi geometrici sono funzionali, alleggerendo il peso della cupola. Verso il 1740, l'architetto Paolo Posi rinnovò le nicchie superiori con stucchi e frontoni, mentre alcuni elementi originali, come i capitelli di marmo, sono andati perduti. Durante il Novecento alcune parti della struttura sono state restaurate, ripristinando elementi dell'antico schema decorativo attico. Le esedre, alternate da piccole edicole con frontoncini triangolari o curvi, sono state restaurate nel Rinascimento e oggi ospitano statue cristiane che sostituiscono le antiche rappresentazioni delle divinità pagane. In sintesi, il Pantheon non solo testimonia l'ingegnosità architettonica romana, ma è anche un palinsesto storico, con strati di interventi che riflettono diversi periodi e stili, dal suo uso originale come tempio pagano alla sua funzione attuale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!